Vediamo come si realizza un cubo 3D partendo da zero. Cominciamo col creare una nuova composizione. Utilizzeremo 1000 pixel di lato in una composizione quadrata, semplicemente per comodità, così è più facile contare. Abbiamo uno sfondo di un colore qualsiasi. Siamo già all'interno della nostra composizione. Quello che andiamo a fare, selezioniamo un riempimento e un tratto che ci vadano bene, che siano visibili sullo sfondo che abbiamo scelto. Siamo già su videocamera a due viste, quello che possiamo andare a fare è fare doppio clic per creare una prima forma che abbia esattamente forma e dimensioni del nostro quadro, quindi un quadrato di 1000x1000. Andiamo a trasformarlo in un livello 3D, in maniera tale che sia visibile anche sulla seconda camera. E andiamo a impostare, ecco, ho sbagliato, andiamo a impostare videocamera personalizzata di qua. E qui invece lasciamo camera attiva, semplicemente per abitudine. Creiamo anche una nuova videocamera che utilizziamo semplicemente per vedere bene quello che stiamo facendo. Allora, la forma ha un'opacità del 35%, la possiamo impostare anche adesso, così come anche il tratto. In questo modo potremo vedere attraverso e capiremo bene quello che stiamo facendo. Allora, questo sarà il lato frontale del nostro quadrato. Ora andiamo ad aprire posizione e orientamento e quello che facciamo è cominciamo a spostarlo più vicino alla camera, quindi meno 500. Ok, e lo teniamo qua. Questo sarà il nostro lato frontale. A questo punto lo duplichiamo e questo sarà il nostro retro. Di nuovo apriamo la posizione, lo spostiamo indietro e lo metteremo a 500. Perché da più 500, da meno 500 a più 500 sono 1000, quindi questo è esattamente il lato del nostro cubo che ci manca. Andiamo a questo punto a creare una forma nuova che sarà collocata esattamente dove eravamo prima. Non è 3D, infatti non la vediamo. Lo rendiamo 3D così improvvisamente lo vediamo. Andiamo a nominare, sennò dopo un po' non ci capiamo più niente. Posizione e rotazione. Allora, per ruotarlo dobbiamo ruotare sull'asse delle Y e dobbiamo metterlo a 90 gradi. A questo punto, per spostarlo avanti e indietro, dobbiamo agire in questo modo e portarlo in questo caso a 0, perché questo è il lato sinistro. Dopodiché andiamo a duplicarlo, e questo sarà il lato destro, e qui andiamo ad aprire la posizione e non facciamo altro che portarlo a 1000. A questo punto diamo un'occhiata con la nostra seconda camera perché vediamo che ci mancano la parte sopra e la parte sotto. Andiamo a rimediare, creiamo una nuova forma che chiamiamo top, lo rendiamo 3D così lo vediamo, apriamo posizione e rotazione. A questo punto dobbiamo ruotarlo su quest'asse e lo mettiamo ovviamente meno 90 gradi. Come possiamo vedere, lo dobbiamo spostare in questo caso a 0 perché è la parte sopra. Dopodiché, di nuovo la duplichiamo, lo nominiamo e posizione e andiamo a mettere, come forse avrete già intuito, 1000. A questo punto rimetto sopra la nostra videocamera per una questione di ordine. Qui possiamo ordinarli come più ci piace. A questo punto abbiamo qui il nostro cubo 3D che è finito e possiamo animarlo volendo, pure andare ad agire sui colori, fare delle trasformazioni, fare tutto quello che ci pare, tenere traccia di qual è il lato che abbiamo chiamato front. Quello che possiamo fare è prendere un'immagine, una forma, una qualunque cosa da usare come marcatore. In questo caso prendiamo un logo, lo rendiamo 3D, così lo vediamo.
Andiamo a rimpicciolirlo un po'. E ora con la posizione lo portiamo a meno 500. Così è come se fosse incollato sul lato frontale. A questo punto selezioniamo tutti i livelli e creiamo una precomposizione. Ok, a questo punto andiamo a creare una nuova composizione, questa volta con le caratteristiche normali del Full HD. Andiamo a prendere la composizione del nostro cubo e la trasciniamo dentro. E come possiamo vedere è piatta nel momento in cui andiamo a ruotarla, anche se la rendiamo 3D. Anche se la andiamo a ruotare, risulta essere piatta. Questo perché dobbiamo abilitarla. Ok, in questo modo l'abbiamo abilitata ed è pienamente 3D. E vedete che qui ci rendiamo conto subito di qual è la facciata frontale perché c'è il logo che abbiamo appiccicato precedentemente. Ora, supponendo di avere il nostro cubo correttamente abilitato all'interno della nostra nuova composizione, possiamo andare a creare un oggetto null per animarlo. Ci posizioniamo in un punto nella timeline e non facciamo altro che, tanto lo trasformiamo il null 3 in un oggetto 3D. Dopodiché attiviamo lo stopwatch sui parametri che ci interessano e questo è lo stato finale della nostra animazione. A questo punto andiamo ad agganciare il nostro cubo al null object in maniera tale che ne segua i movimenti. Ci posizioniamo in un altro punto sulla timeline e a questo punto forse è meglio utilizzare un'altra visualizzazione, ma vediamo cosa gli facciamo fare. Animiamo l'oggetto null, non il cubo. Per cui andiamo per esempio a dargli un movimento, portiamo proprio fuori dal quadro e quindi in questo caso vediamo magari da questo dall'alto, voglio vedere cosa gli sto facendo fare. Ok, gli sto facendo fare questo. E al tempo stesso gli do anche una rotazione assolutamente casuale. A questo punto, zoom un po' indietro, a questo punto io voglio però trasformare fotogrammi della posizione, li voglio trasformare in curve Bézier in maniera tale da potergli dare anche una curva nello spazio. Stiamo vedendo la profondità, questa è la videocamera da sopra, quindi qui il movimento non si nota quasi. Però quello che succederà nel momento in cui io vado ad attivare la mia animazione, qui fa fatica a renderizzare, allora ve lo faccio vedere io a mano. Quello che vedremo è il cubo che entra e ruota in posizione fino ad arrivare a fermarsi. Qui io adesso posso modificare queste rotazioni se voglio renderle più incisive. Ed eccolo qua che arriva. Un'altra cosa che possiamo fare a questo punto è di selezionare i nostri keyframe e premere un bel F9. A questo punto apriamo l'editor grafico e possiamo andare a modificarlo in questo modo per rendere l'animazione ancora più fluida. Rivediamo l'ora che ha renderizzato. Bam.
E vediamolo anche senza niente di selezionato. Ecco qua l'animazione del nostro cubo 3D.